Buongiorno, allora sì, anch'io ringrazio il Ministro Carrozza per il lavoro prezioso e soprattutto in relazione all'articolo che riguarda la dispersione scolastica, dove stiamo continuando un lavoro già avviato. Abbiamo già finanziato 5 istituti scolastici con 100.000 euro cada uno, situati in situazioni sociali molto disagiate, quindi abbiamo già un impegno forte sul disagio e l'abbandono scolastico in alcune città, e anche abbiamo finanziato per la pratica sportiva 17 istituti scolastici che operano nei penitenziari minorili. Quindi a questo si aggiunge l'impegno che faremo con questo nuovo provvedimento, l'impegno per l'educazione motoria, per l'aiuto a tenere aperte le scuole al pomeriggio, per fare in modo che la scuola, come diceva il Presidente del Consiglio, diventi davvero la casa delle famiglie e degli studenti, aperta tutto il giorno con vari tipi di pratiche, da quella sportiva che è anche attività di prevenzione per la salute, come ricordava il Ministro Lorenzin, e le potenziali importanti sinergie con l'associazionismo sia sportivo e di altro tipo, con cooperative di educatori e così via, proprio per permettere alla scuola di svolgere un ruolo durante tutta la giornata e permettere, diciamo così, agli istituti scolastici di avere programmi di educazione motoria di qualità in collaborazione col CONI, che aiutino anche a intercettare appunto le situazioni più difficili. Quindi prosegue e sarà oggetto poi di un decreto interministeriale questo programma di lotta alla dispersione scolastica e di apertura pomeridiana della scuola appunto come casa di tutti i giovani, di tutti i ragazzi e le famiglie.